Bella a tutti signori, benvenuti in questo secondo episodio di Pokémon Masters. Oggi amici andiamo avanti nella nostra bellissima e amata avventura. Siamo sempre al capitolo 2 e poi partiamo già con un bel dialogo. Ehi tu, bel coraggio a presentarti al mio cospetto con un rosso quel disgustoso berretto. Tu devi essere Kellyan. Che è il berretto di Stefano che non va? Perché ce l'hai con noi? Tutto a un tratto. Siete solo un branco di cialtroni. Per gente come voi non c'è posto nella mia Pasio. Non posso crederci. Davvero vorresti dirmi che non sai chi sono io? Mi chiamo Kellyan. Sono io ad aver fatto costruire questa bellissima isola di Pasio e ad aver organizzato il World Pokémon Masters. E sono anche l'allenatore che lo vincerà. Imprimiti bene il mio illustre nome nella memoria. Sì, comunque io sono Chet, piacere. E io sono Ravi. Noi due la facciamo passare liscia, non la facciamo passare liscia anche per mettergli magari di rispettare la sua altezza. Ma è inutile speccare il fiato con questo gruppetto di dilettanti. Perfetto, cominciamo bene. Abbiamo sbloccato le missioni, yay! Ok. Va bene, le proveremo più avanti. E oggi amici andremo a fare il capitolo 3. Partiamo subito. Allenamento sul vulcano. Via. Se non sbaglio il posto che diceva Owen dovrebbe essere da queste parti. Ma che caldo che fa, accidenti. Chi vorrebbe mai ad allenarsi qui? Fatti sotto. A quanto pare qualcuno c'è, guardate laggiù. Che c'è, fiammetta? Sei già stanca? Forza, in piedi. Non ho ancora finito. Ehi, voi siete degli allenatori, vero? Posso disturbarvi? Che c'è? Stiamo cercando allenatori disposti ad unirsi alla nostra squadra per il VPM. Per il VPM? Oh, capisco, mi dispiace, ma adesso non posso. Mi sto allenando con Bane per diventare un'allenatrice formidabile quanto mio nonno. Per il momento preferisco concentrarmi su questo obiettivo, grazie per l'invito però. Ma come, non vuoi? Peccato. Allora non c'è niente da fare. Bane, che sorpresa vederti qui a Pasio. Ehi là, Brock, non sapevo che fossi anche tu qui. Hai formato una gran bella squadra, vedo. Mi è appena venuta un'idea geniale. Io e Fiammetta stavamo giusto per andare ad allenarci. Perché non lottate contro Fiammetta? Perdonate la richiesta improvvisa. Va bene. Sì, uno dà la risposta pronta, ma non correre troppo, non voglio che lottate adesso. Su questo vulcano si stanno allenando molte altre unità, oltre a noi due. Tutti allenatori dalla testa calda, non c'è dubbio. E se dalle fiammetta dovrebbe prima sconfiggerli tutti, noi vi aspetteremo in cima, che ne dite? Ma quindi vuoi dire che io me dovrò stare lassù come se fossi l'allenatrice più forte di tutti? Beh, sono andata a riportare di vestire un simile incarico in qualità di... No, aspetta, Ben mi ritiene l'allenatrice più forte di questo vulcano e ho intenzione di comportarmi come tale. Mi aspetto in cima al vulcano e vi mostrerò di che cosa siamo fatti io e il mio Pokémon. Arrivederci. Vabbè, non ti abbiamo chiesto niente. Ok, vabbè, lo salto tutto, raga, non ci voglio di leggere. Thank you.
Ok ragazzi, andiamo. Ho cambiato giusto un allenatore, tanto per. Ragazzi, salto anche le parti dove parlano perché tanto non ce ne frega niente, vogliamo solo combattere noi. Ricordiamo certo che anche la storia è importante del gioco, però. Partiamo. Ok. Partiamo con un fulmine. Shotat. Un altro fulmine Pikachu. Ok, pozione qua. L'altro fulmine non mi interessa. Dai, usiamo anche lui. Oh, un pochettino di connessione, mi sta laggando tantissimo. Andiamo con la mossa speciale, va? Abbiamo vinto noi. Ero sicuro che avrei vinto, invece. Alla fine succede sempre qualcosa che non ti aspetti, ma se gli imprevisti succedono sempre, ha ancora senso chiamarli imprevisti? Non credo in verità. Ah, vabbè, lo dice lui. Vediamo un po' questo. Visto che ho appena vinto una sfida, sono di ottimo umore. Sì, se te la farò scendere io l'umore a mille, perché ti farò perdere questa fottutissima partita. Cavoletti, diamo sempre di meno. No, raga, io voglio aspettare il fulmine di Pikachu. Ok, grazie. No, raga. Vabbè, uno si sa che muore sempre. Usiamo lui per una volta, raga. Usiamo Piplup per una volta per vedere la sua mossa. Che si chiama Raggio Unità Acqua. Ragazzi, shottatissimo e vinciamo noi.
Meno male che sei di cattivo umore. Ok, noi saliamo di livello 12, Piplup livello 10 e Bronzor livello 9. Ok. E vabbè, quanta roba bella. Aspettate signori, perché se vorrei andare a fare una cosa. Sinceramente, andiamo da lei, andiamo da Tricia. E voglio prendermi una nuova unità. Andiamo. Cioè, guardate che roba. Vediamo che troviamo. Buono. Bene ragazzi, questa è ottima. Devi ricercarne un'altra. Va bene, cerchiamo un'altra di unità. Dai dai dai. Bellissimo! Bello raga! Abbiamo beccato anche due volte Chiara e Milk Tank, quindi va bene. Torniamo all'avventura, va? Dobbiamo fare la seconda sfida. E niente, andiamo. Andiamo avanti in questa grotta. Anzi, in questo vulcano dovrei dire. Questo qua è un montanaro. Vado in questo posto inseguendo i miei sogni e lotto inseguendo la vittoria. Ok. Ok. Partiamo. Ah sì, dai, cavolo. Fa più danno, sì. Dai, falli la mossa, Pikachu. Ok, uno è fuori. Mossa speciale di Pikachu. Dai che andiamo con l'impertuono dell'esordio. Morto, ci rimane solo questo. Ok, abbiamo vinto neanche qua. E
Dunque, questi qua sono gli scienziati, dove ci sono gli scienziati c'è scienza. In altre parole, l'oggetto delle mie ricerche si trova proprio qui, non avvicinarti. Ho bisogno di pace e concentrazione. Lottiamo, vediamo se riesco a togliervi di torno. Non credo, perché al massimo sarei tu a toglierti dalle balle. Già. Ok, dai, gli diamo un altro fulmine, così tenere fuori dalle balle, un altro fulmine. Ok, una fuori. Gli diamo tu uno shock di Pikachu, dai. Ok, anche Slagma è morto. Che rimane solo di balle, ci rimane. No, Cappelletti. Cos'è che volete farmi? Ecco la super mossa. Ok, è morto. Abbiamo vinto noi nonostante tutto. Bla 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 bla, non mi interessa. Pikachu sarà a livello 13 e livello 11 Piplup e livello 10 Bronzong. Ok, mi piace, stiamo andando molto bene. Sì, voglio saltare particolarmente il dialogo, devo dire. Ok, ragazzi, adesso sfidiamo l'allenatrice e poi chiudo il video. Sì, perché si sta facendo anche già troppo tardi. Ma che hit, raga? Io la vorrei ritentare con Snivy, sinceramente. Ok, bla bla bla. Fammi giocare il reverse. Ok, Pikachu vai con fulmine. Fight.
Corazzata Zen. Energipoglia. Non c'entra niente, adesso faccio il culo io. Dai che te sei fuori. Vabbè, non è possibile. Signori miei, la nostra prima sconfitta. Ragazzi, la ritentiamo l'ultima volta e poi basta. No, con Snivy non va, torniamo con Piplup del livello 11. E adesso proviamo a fargli il culetto. Da subito proprio. Ragazzi, ci vediamo dopo quando finisco. Signori, ho vinto dopo non so quanto. Voi non avete visto niente perché ho tagliato. Io sono livello 14, Piplup livello 12 e Bronzong livello 11. Ok. La Madonna.
Amici, per questo episodio può essere veramente tutto e niente. Veramente io vi do appuntamento al prossimo video. Qua da me è tutto e niente. Ciao!